praticamente individua quel fenomeno per il quale i genitori sovraespongono i propri figli online, quindi con immagini, con video, con altre informazioni, diciamo in modo a volte consapevole, a volte meno consapevole, a volte in modo innocuo, a volte con delle conseguenze che magari poi vedremo. Un'immagine di un bambino nudo con col sederino all'aria con l'hashtag Chapette, che in milanese vuol dire natiche, piccole natiche. Il problema è che se usi l'hashtag Chapette finisci in mezzo a un flusso di contenuti con, diciamo, delle natiche un po' diverse, molto più sessualizzate, erotiche, via dicendo. Quindi vuoi veramente che tuo figlio finisca in quel tipo di filone? Vorrei dire che poi tutto sommato queste sono immagini che magari, ripeto, in buona fede sono condivise dai genitori, perché dicono: ah, guarda cosa mi tocca fare con i bambini, questo bambino che si è tolto il pannolino e ha sporcato di cacca tutta la stanza. Però queste immagini potrebbero un domani anche essere prese e usate per attaccare tuo figlio, magari da cyberbully che lo mettono in ridicolo. Fino a una certa età bisognerebbe veramente avere il massimo rispetto dei bambini che non possono scegliere. Già dagli 8-9 anni un bambino è in grado di comprendere di che cosa stiamo parlando. Quasi 9 genitori su 10 non chiede al proprio figlio, anche se preadolescente o adolescente, se può mettere in condivisione quel tipo di immagine. Siamo tutti nell'era dei social, vittime un pochettino, consapevoli oppure no, di quel fenomeno che viene definito vetrinizzazione sociale. Quando sei in vetrina metti in condivisione tutto quello che ti succede e a volte non hai a disposizione tutti quei soggetti, perché per esempio durante il lockdown non potevamo fare la foto del nostro piatto al ristorante, della gita fuori porta e del lavoro, e tendenzialmente un genitore, voglio dire, ossessionato un po' comunque dalla centralità del proprio figlio, e quindi pensa che sia la cosa più bella che ha. Quindi la motivazione può essere anche abbastanza semplice: io voglio condividere con gli altri quello che mi sta succedendo, la straordinaria esperienza delle genitorialità, e quindi mi risulta abbastanza normale. Poi, per carità, qualcuno potrebbe avere anche diciamo l'obiettivo molto semplice di voler condividere con chi è lontano, con chi non riesce a vedere spesso, quindi parenti lontani, amici e via dicendo, i progressi dei propri figli e quindi il crescere dei propri figli. Noi siamo comunque più in difficoltà nella definizione della nostra identità rispetto al passato, dove in passato vi erano delle istituzioni forti che ci davano comunque la via, ci indicavano la via. Cioè, tutto questo si è un po' sbriciolato, ci mancano dei punti di riferimento, e come unico punto di riferimento spesso per la definizione della nostra identità siamo solo noi stessi o il feedback diretto degli altri. Questa esigenza a volte veramente spicciola di raccattare 4 like in più per avere un feedback e per sentirsi un po' meglio con se stessi, usi i figli come una leva. Stare attento a non condividere tutto, non fare determinati scatti, rispettare la privacy dei bambini, avere bene in mente che alcune immagini per noi possono essere perfettamente innocue, per altri invece possono diventare purtroppo oggetto di speculazione, di scambio. Ero andato a fare un'intervista alla Guardia di Finanza che mi ha fatto vedere del materiale dove avevo scoperto che i pedofili si scambiano queste immagini come se fossero delle figurine. A me manca quella del bagnetto, a te manca quello della spiaggia col costumino, ce le scambiamo. La cosa peggiore che ho visto, che è praticamente i fotomontaggi, nel senso prendono la faccia di tuo figlio e la mettono su un'immagine tra virgolette porno, erotica o quello che è, pedopornografica, è una cosa alla quale non penseresti mai, ovviamente. Ci siamo accorti di aver fatto quello scatto dove però il volto del bambino è perfettamente riconoscibile, mettiamo uno sticker simpatico, mettiamo una peccetta, utilizziamo magari degli strumenti di condivisione che permettano veramente di controllare la condivisione, per esempio il Family Album, che consente praticamente di decidere chi vedrà quelle cose, cosa ne farà, se potrà scaricarle oppure no, oppure se le foto saranno disponibili a tempo e via dicendo. Quindi ci vuole tanto buon senso, bisogna essere genitori fino in fondo, quindi sono quelli che devono essere gli angeli custodi dei propri figli e proteggerli e possibilmente non essere la fonte del problema.